bella gente, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo in questo momento siamo in un posto che si chiama Fuente Marzo e niente, questo posto meraviglioso. Che è praticamente lontano un chilometro a piedi dalla, come si chiama, dalla Albufera Anna, molto carino, mi è piaciuto molto, e proprio il top. Comunque, ero meglio con gli occhiali, ma comunque spero che siamo vi appena arrivati. Ci sono queste creature che non ho capito cosa sono. Quelle lì sono delle, non sono anatre, hanno la faccia diversa. Se qualcuno sa come si chiamano, scrivi sotto per favore. Qui. Bello, un piccolo laghetto, cioè proprio sembra il più piccolo di lago di Mergozzo. Qua lo chiamano Albufera. Cali che sta impazzendo e adesso faccio il giretto del lago, laghetto, pozzanghera, no molto bellino, laghetto. Se ne vanno lasciandola da sola. Guarda lei che cerca di seguirli. Impazzisce. Perché loro sì, io no? Impazzisce. Molto rilassante. Poi non c'è nessuno. È favoloso. Relax allo stato puro. Non è facile camminare tenendo il telefono così, più fermo possibile. Dove vai tu? Andiamo di qua. Passo di qua perché qua è un po' bagnato. E qua i cartelli di vari avvisi, mascherina, distanze. Scusate la mia voce super sexy a prima mattina. Ho la voce che arriva dall'oltretomba. Mi sono già sveglia da almeno un paio d'ore. Ma niente da fare. La voce da trans non mi lascia. Guarda quanti, guardate che belle che sono, guarda. Quanti sono, ma quanti sono? Guarda, guarda che scappano tutti da casa. Beh, ci prova, ma niente. Proprio nulla, caccano di striscio. La pazza furiosa. Tutti, tutti. Guarda che meraviglia gli animaletti. Ma poi non è male. Oh, bellissimo. Passiamo di qua. Ma comunque adesso io faccio il giretto. Di qua. E poi dopo vado a cercare un percorso da fare perché devo fare i miei soliti 9-10 km a piedi, così tonifichiamo le ciapette, che è una cosa fondamentale, tanto io non faccio niente, non faccio esercizi. Ah, la pazzarella! Non faccio esercizi, non faccio niente, però almeno cammino per rassodare i miei ciapette. La pazza.
Adesso vado a fare un giretto perché come vorrei mai se viene qualcuno. Non so neanche se si possono entrare i cani qua. Un percorso di circa 1 chilometro e siamo arrivati qui. Ah, che bellezza! Piccolo fiumicino che è molto bello. Adesso facciamo il giro e vediamo come arrivare senza rotolare. Ci consigliano di passare di qua, Cali. Andiamo. Bellissimo. Bello, bello, bello. Sono le scale, questi scali qua. Le ruine ce la fanno a scendere? Direi proprio di sì. La mami ci prova. Cali, senti, a lei non piacciono questi tipi di scale così, fa proprio fatica. Ok, ah, vedi? Lei è più furba di me. Sei più furba di mami, lei è già arrivata. Furba come una volpe. Mini volpe. Come fare a scendere senza spaccarci il muso? Ah, che bello! Una specie di laghetto. Guardiamo da sopra. È una specie di laghetto. Il navigatore che mi dice. Sei giunto a destinazione. Ti ringrazio. E adesso, ah, guarda, guarda, guarda i pesci! Guarda! Se si riesce, guarda! Mamma mia, è bellissimo! Adesso scatta il servizio fotografico alla speranza che riesco a farmi delle foto decenti, perché io, a parte che non sono fotogenica, ma il fatto che proprio non sono capace per me a fare le pose, sta passando un trattore, a fare le pose per le foto. Ci va, è stupendo qua, bellissimo. Poi la cosa bella che non c'è nessuno, nessuno. Comunque non è tanto grande, però vado a fare i giretti, vado a farmi le foto. Guardate che bel percorso che hanno fatto per fare il giro. Proprio per guardare tutto questo laghetto. È bellissimo. Mamma mia, proprio da lanciarsi proprio. Ah, guardate, probabilmente era un vecchio fiume che si è asciugato. Come vedete, non c'è più acqua qua. Ah, non c'è più acqua. Qua è spettacolare. Vediamo se riesco a farmi una bella foto. Guardate quanta menta c'è qua. La porterei quasi tutta a casa. E qui è l'altra parte. Là dove ci sono i pesciolini. Là in fondo, qua. C'è questo piccolo percorso di acqua che Cali impazzisce e guardate quanta bellezza c'è qua. È bellissimo. Poi tra l'altro con il profumo di menta è il top. Adesso gioco un pochettino con la pazzarella e torniamo indietro. Cali? Cali? Più, entra, vai! Mostro! Qua c'è un pezzo di banana. Ai, non riesci a uscire! Non riesci! Più, 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 più! Non riesci a uscire!
dire, vieni mami che ti aiuta, vieni, vieni mami che ti aiuta, vieni. Oh papà, brava bimba. Di qua puoi passare, guarda che di qua puoi scendere. Ai, le mie avventure con lei, guarda, è la gioia della mia vita. Una delle poche cose che mi dà veramente soddisfazione, gioia, compagnia. E lei non è una cagnolina che arriva, ti dà le carezze, ti dà i bacini. Non è la tipa, eh. Lei li dà solo quando li va. Non è coccolosa. Vieni a dormire, guarda come va da sola. Vieni a dormire con me solo quando gli pare, gli piace. Se io la prendo e la metto, guarda che brava che la metto con me a dormire, non lo farebbe mai. Finché non lo decide lei, salta sul letto, perché se no, no. La prendo, l'abbraccio sul divano, niente, non le ne frega niente, prende e se ne va in balcone lasciandomi da sola. Però i momenti che vuole darti le carezze, darti l'amore, lo fa e dà tanta soddisfazione. Pazza, furiosa. Adesso oramai non lo ferma più nessuno. Abbiamo fatto il giro, mi sono graffiata tutta con le piante, però di qua lei fa la pazzarella come vuole. Guardate quanta menta, questa menta la porterò a casa senza ombra di dubbio. Ma che bella, guarda, anche mezza nulla, i cavoli miei non riesco mai a farli. Vai, passiamo di qua, dai, vai a giocare di qui, pazzarella. Che faccino. Ulla, sei più agile della tua mamma. Mamma mia, quanto è bruttina quando è bagnata. Tipo copertina tornerà. Chissà cosa gli dice la testa. Un po' mi la davo in testa. Qua è la menta. Mojito time! Faccio i tè, faccio degli infusioni, trattamenti, faccio... E come si chiama? Posso fare un tonico, e posso fare degli oli, l'olio essenziale di menta, non è olio essenziale ma olioliti di menta, e posso fare l'olio per il corpo, e posso fare i vapori che faccio per il viso, per la pulizia del viso. Si possono fare un sacco di cose con la menta. E soprattutto si può fare il mito. Siamo tornati dal punto di partenza al lago di Anna. Guardate dov'è lei. Qui. Io sono dall'altra parte e se ne frega altamente della mia presenza. Sentili come la stanno prendendo in giro a Cali. Cavolo, io rido uguale a loro. Gente, spero che vi è piaciuto il mio video, spero che vi è piaciuto il percorso che vi ho fatto. E se vi è piaciuto, attivate la campanellina
e mettete mi piace, seguitemi sul mio canale. Al prossimo video vi parlo di una cosa molto interessante. Io ho perso 5 kg dopo la quarantena. Io ho cominciato a lavorare all'incirca, adesso sono 3 mesi, ma da un mesetto che sto seguendo un trattamento in cui mi ha permesso di perdere 5 kg, e non perché volevo perderli, io stavo cercando qualcosa che mi aiuta con, sapendo che io sono vegetariana come voi sapete, e quindi cercavo qualche integratore a base di proteine, un po' di vitamine, minerali, quindi ho trovato questa cosa qua che mi dà nutrizione ma nello stesso momento mi ha aiutato a perdere un sacco di massa grassa più che altro, perché io non sono mai stata grassa. E pesavo sempre sul 55-56 kg, ma durante la quarantena, sapendo che mangiavo una torta al giorno, sono arrivata a 60 kg. Non sono mai arrivata a pesare così tanto, ma niente. E quindi, se vi interessa, seguitevi al prossimo video e vedete il mio segreto per perdere peso, per essere in forma, per bruciare la massa grassa, ma soprattutto sentirsi bene, sentirsi con tanta energia, e quindi condividerò con voi questa informazione. Se vi interessa, scrivetemi, chi vi interessa, e seguitemi su Instagram, su Facebook, e alla prossima! Ciao belli, buona giornata a tutti!